Ecco come preparare degli ottimi ravioli in brodo fatti in casa. Prepara la pasta. Setaccia 400 g di farina, fai una fontana e versa 3 uova sbattute. Aggiungi un cucchiaino di sale e un cucchiaio di olio d'oliva. Mescola gli ingredienti, incorpora e continua a lavorare l'impasto finché non sarà soffice ed elastico. Dai la forma di una palla, coprila con della pellicola e lascia riposare per un'ora. Prepara il ripieno. In una padella scalda dell'olio e metti a rosolare un macinato di 70 g di carne di maiale e 70 g di carne di vitello. Appena cotta, metti la carne in un recipiente e aggiungi 50 g di prosciutto crudo e 30 g di mortadella tagliati a pezzetti, 70 g di parmigiano, un cucchiaio di pane grattugiato e un uovo. Aggiusta di sale e noce moscata e mescola il composto. Prepara un ottimo brodo di manzo. In una pentola capiente versa 2 litri d'acqua e unisci a freddo 1 kg di muscolo di bovino, un osso di manzo con midollo, 2 cipolle, 2 carote, 2 coste di sedano, 2 foglie di alloro, un mazzetto di gambi di prezzemolo, pepe nero e 4 chiodi di garofano. Porta a bollore e continua a cuocere per un'ora. Togli le verdure e cuoci per un'altra ora. Filtra il brodo. Prepara i tortellini. Tira la pasta con un mattarello. Distribuisci dei cucchiaini di ripieno a distanza regolare. Spennella la pasta con un po' d'acqua intorno al ripieno. Copri con una sfoglia di uguali dimensioni e con una rotella per ravioli tagliala nell'area tra i ripieni. Infine, metti a riposare su un canovaccio infarinato. Butta i ravioli nel brodo bollente e quando vengono a galla sono pronti per essere serviti. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Iscriviti al canale per non perdere le prossime ricette!